preparato una cosa speciale. Mio Dio, che cosa sto per fare? Una cosa speciale, una performance canora che voglio regalare a tutti voi, dedicata ad Adan Orlando. Adan Orlando, sai che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'opera apparirà. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore arriverà. Un altro vuoto, mi sento deceduto e inumano, e dove prima tu schivavi ti ucciderei di puro culo, sai. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione viene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore arriverà. Buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati su Wesa Twitch. Benvenuti ragazzi, benvenuti, grazie di essere connessi. Siamo qui per una serata, un sabato sera in zona rossa, demoniaco, con Demon Souls. Un gioco rilassante, un gioco per fare quattro chiacchiere in amicizia, più un talk direi, considerato il simile Animal Crossing che affronteremo questa sera. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Sono con la visuale interna al Nexus. Un gioco per famiglie, soprattutto un gioco per famiglie. Oggi pomeriggio stavo guardando il Masseo che giocava a FIFA e qualcuno gli ha detto che il suo modo di esprimersi non è educativo. Non vi dico le risposte, che cosa ha fatto fare alla madre di quello che gli ha detto questa cosa. Ho riso come uno stronzo. Ma a proposito di contenuti educativi, siamo qui con una necessità estremamente importante. Dobbiamo andare all'Atria e dobbiamo fare la camminata dove non si può. Ma ora si può perché è bianca e noi non possiamo più farla diventare nera perché siamo spiriti. E tra l'altro mi viene in mente, a proposito di gags e cose che non si possono fare, che probabilmente anche qui è una questione di tendenza, probabilmente è una tendenza negativa, perché se l'ho fatto nel 2009, quando non sapevo letteralmente cosa stavo combinando, più facile che la tendenza fosse negativa che positiva. Quindi sì, in realtà qua bisognerebbe, chissà, giocando con le tendenze, quante mille bazze si scoprono, quanti mille altre, insomma, cose. Ma non è questo il punto. Si tratta, alle ore 21:02, di riprendere la mano con un gioco che non gioco da giovedì. Oggi è sabato, diamoci dentro. Alta Latria, se non erro, è il dritto per dritto, cioè è il percorso che facevamo prima di fare tutte le bazze. Quindi non dovrebbe essere eccessivamente complicato, però non mi ricordo esattamente. Però non dovrebbe... è il percorso fatto per prendere il tizio che ci ha ammazzato della gente al Nexus. Ah, tra l'altro al Nexus c'era una novità. Ho trovato un tipo. Della zanna gialla. Lì dove c'era il gigantone, c'era una porta. Ho trovato il tizio della zanna gialla. Oh mamma, non mi ricordo niente. Oh mamma. Oh mio Dio, stavo tipo per giocare a FIFA. Ok. Ok, proseguiamo. Ci siete? Siete luminosissimi. Ma chi è? Ho visto, ma infatti ho anche abbassato la luminosità. Sono iperluminoso stasera. Non so.
Non so che cosa, quale sia il motivo. Mio Dio, sto vedendo nello schermo la differita con un gargoyle. Oh, cazzo. Ok. Ah, la tendency è luminosa. Sì, è tutto luminoso, ma probabilmente la luminosità della stanza rispecchia la tendency del gioco. Allora, in poche parole, noi all'inizio non si era ancora battuto il cuore pesissimo, quindi non si poteva andare di là e si andava di qua. E sarà lassù, ragazzi. Io cosa vi devo dire? Te vieni giù, fai la tua baza. Dai la tua spadata, dai No, ti prego, aspettavo fosse un arciere. Ah, ma ce lo becchiamo l'arciere. Ce lo becchiamo, stiamo pur tranquilli che l'arciere poi... Eccolo, lo stronzo, insomma. Maro. Dai, fatti ammazzare, come direbbe Bud Spence. Coraggio, fatti ammazzare. Era Bud Spence o Terence Hill o entrambi? Non me lo ricordo. Non mi ricordo niente. Quindi... dove cazzo dovevamo andare? Non mi ricordo. C'era sia la strada di là che di qua. Non mi ricordo una fava. Ah, oggetto che non potevamo raccogliere. E che non raccoglierò adesso. Non mi ricordo niente. Ma, cioè, è incredibile, cazzo. Non è passato tanto tempo. Si saliva. Oddio, attenzione. No. Non cadiamo nel vuoto per leggerezza. Non facciamola sta cazzata, che poi il gioco sfocia in tragedia, ragazzi. Non facciamo la vacca... Fighi però, fighi. Se non fossero assolutamente insignificanti da un punto di vista del combattimento... Però, senti, per una volta che hai detto è buono e ti fa dei nemici insulsi. Insomma, io non mi lamento. Che se si può sempre fare della critica. Comunque sia, vorrei salire, Vez. Ma questo scende. Ah, ma io a me che mi frega, io vado dritto. Però me lo fai vedere? No, sale, scende. Che cazzo devo fare? Non mi ricordo. Ascensore? Sale, perfetto, è nostro. Noi dobbiamo salire. Sentiamo versi grugniti e roba del genere. D'altra parte, mi stupirei del contrario. Prima ho provato a guardare un po' Lakers contro Atlanta Hawks. Ma cazzarola, la partita è iniziata un quarto d'ora dopo il suo orario. Cioè non, ho visto giusto un paio di assist di LeBron. LeBron James. Allora, vediamo di salire, va là, ragazzi. Scusate che qua bisogna ritrovare il mood giusto. Ora facciamo la... ma dai, ma sarebbe stato bello... Se fosse stato invisibile, sarebbe stato bello se fosse stato invisibile. Così avremmo potuto dire, cammino nel vuoto. Invece l'apparizione di queste assi è un po' un'ascesa. Però va bene lo stesso. Cioè, nella figaggine comunque di essere riusciti. Sapete cosa? Io non solo trovo che i corrimano non servano un cazzo, soprattutto in un gioco in cui non si fa altro che cadere nel vuoto, ma l'avrei fatta più sottile sta scala, perché c'è un po' troppo spazio. Se arriva uno di quegli stronzi qui, ragazzi... Ma io non lo so, Hidetaka, ma che cazzo ti eri bevuto quel giorno? Bellissima quest'area, meravigliosa. Però l'assenza di corrimano... Cioè, con quale criterio di sicurezza l'hanno costruita l'atria? Ma poi che questa è una cosa posticcia, postuma, rispetto all'architettura primaria. E quindi sono arrivato qui? Oggetto finale definitivo, spero. Prigione delle esperienze... Chiave c'è? Io non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente che cosa sia. Non mi ricordo neanche che avessimo lasciato delle porte chiuse. Leggi, Yoyu, grazie che mi aiuti a darmi una ripigliata. Allora, prigione, chiave, qualcosa, grazie mille. Pablo Bon 02, grazie dei 4 mesi. Era questa. Una chiave di ferro con inciso il segno 2. Apre alcune celle al secondo piano della prigione delle speranze nella Lausa. A posto. Ora sì. Ora sì che ho capito. Ora sì. Ah, il secondo piano alla ovest. Terzo corridoio. Ah, cazzare. Ora sì. Ho capito. Aggio finalmente capite a cosa serve la milza. Allora, cheat. Mi sarei aspettato lo shortcuttone idetachiano. Congratulazioni. Invece abbiamo semplicemente riscendere dalla medesima scala come degli stronzilli qualunque.
quali siamo, peraltro, quindi lo trovo in realtà molto appropriato. Non siamo caduti una volta, ma vuoi non riprovarci? Notare lo scudo veramente del capezzolo qua. Anzi, non può avere una sembianza. Sì che ce l'ha una sembianza, ragazzi, eh? Sì che ce l'ha. Qualcuno si è offeso. Ragazzi, avete fatto avete non solo io non penso ai bambini, e ne avete fatto piangere uno. Mod. Ragazzi, non siate cattivi con la gioventù. Allora, no, siatelo ovviamente. Sapete che è quello che voglio da voi. Usate la mannaia della giustizia più che potete. E allora, si torna alla maison. Ma si torna proprio alla maison, ma che proprio abbiamo fatto, tipo. Ma dove cazzo siamo arrivati? Ah, da tipo molto più giù. Beh, qui si starebbe l'osso del ritorno, ragazzi, ve lo dico sinceramente, perché noi qui in realtà non dobbiamo mica più fare un cazzo. Abbiamo proprio fatto quella cosa un po' completistica, un po' prendo la bazzina che mi manca per fare la bazza che mi manca, eccetera, eccetera. Ma ti dirò, Aztec, che non ci hai preso. No, mi stavo guardando l'NBA. Però la pennichella ce l'ho veramente nel cuore in questo momento, perché dormirei volentierissimo. Però invece ho deciso di giocare a Demon's Souls. Allora. Qua siamo già passati. Scendiamo lacrimente. Dumaron, ragazzi! È stata proprio completistica, sta cosa. Insomma. Ah, qui ho lasciato il droppaino. I bambini. Stasera ho mangiato. Ah, voi pensate. Stasera ho mangiato vellutata ai broccoli. E non sto scherzando. Perché sono un salutista. Sapete cosa facciamo visto che è tempo di morire? Cazzamene di 1200 anni. No, porca Ma allora non si può fare nulla! Ma allora non si può fare niente, scusate! Ma c'è un oggetto! Dai! Come fa ad essere Death Zone che facciamo cadute molto più pese, o comunque quasi altrettanto pese, e c'è un oggetto? Assurdo. I disapprove. Comunque... A questo punto, beh, noi abbiamo preso una chiave che ci consentirebbe di... Ah, aspettate, vi faccio vedere il ragazzo qua. Abbiamo preso una chiave che ci consentirebbe di fare delle bazze. Tra l'altro, la cosa figa è che lui dice: voglio beccare... Sentite. Quanto ancora quei vermi infangheranno il nome del re. Dice: voglio beccare il figlio, no? Del re. È lì, Vez. Potete fare balotta. Siete a un metro l'uno dall'altro. Fate balotta. Però non si cagano. E va così. Ma forse la nostra è... Sì, proprio... Non come te, di sicuro. E A questo punto... Demon's Souls è fatto così. È un gioco basato sulla procrastinazione. È come quando tu hai 100 cose da fare e ti freghi da solo. Lasci le più stronze alla fine. È esattamente questo. Dobbiamo decidere che cosa continuare a procrastinare e che cosa invece affrontare adesso. Cos'è successo? Perché mi scrivete Vez? È successo qualcosa di importante? Vogliamo fare il penetratore? È che il penetratore non sbatto a arrivarci, ragazzi. Sono tre tizi con gli occhi rossi. È mezzo... Sì, Johnny, posso essere solo da PS5? Che domanda è, scusa? Il penetratore è uno sbattimento allucinante arrivarci, allucinante. Io non credo di riuscire a rasciare i tipi rossi. È una gag. facciamo la palude. Qual è quello che non vorresti mai fare? Sto ovviamente emulando PS5 su un Game Boy Advance dal quale sto trasmettendo. Qual è la cosa che non vorrei mai fare? La palude. E questa è proprio la cosa che rimanderei in eterno. Facciamo la palude del dolore.
Ai pentirommi, pentirommi e spesso ma sconsolato volgerommi indietro. Ecco, sto volgendomi indietro e ho lasciato un droppino, ma che gag è? Ma c'è un sacco di roba che ho lasciato indietro, ma è assurdo. Ma scusate, ma perché? Perché ho lasciato dei droppini qua. Droppini, madonna, non certo lussuosi. E da qui è l'andare avanti. Ma perché ho lasciato della roba? Really? Vabbè. Andiamo avanti nella palude del dolore. Sono assolutamente convinto. No, ora si ride, no, Teodred, non mi puoi dire così. Non si può dire così. La palude del dolore, sono assolutamente sicuro che sia un posto ove non ci sarà il problema dell'avvelenamento. Ne sono assolutamente, cioè sono convinto che non sarò avvelenato mai in questa palude del dolore. Conoscendo Hidetaka e il suo gusto per le paludi, io sono certo che non sarò mai avvelenato, non ci sarà il problema del veleno. Non ci sarà il problema del veleno, ragazzi, io ne sono sicuro. Quella porca aspettate, che cacchio l'abbiamo messo. Porca miseria, tempo di morire. Ma really? Ma che cacchio? Come sei morto tu? Vediamo con uno spoiler ambulante davanti. Boh. Aveva l'elmo del tizio assassino. Buon compleanno. Ma andate a zappa. Voglio sapere come cacchio è morto il tizio. Si è buttato nel non nulla. E sarà caduto nel vuoto. Sai che novità. Di nuovo qui. Buon divertimento con palude. Questa è quella che vidi fare a Vatividia. E pensai, io a Demons non ci voglio giocare. Avevo ragione. Lo so che avevo ragione. Porca miseria. Credo ci siano tizi analoghi. Analoghi a quelli delle miniere, mi sembra, esteticamente, una cosa comunque simile, adesso non mi ricordo, ma sono tutti così contenti che diamo nella palude? Questo sì che è un bel inizio. Salutiamo il drop. Lo vedo, eh. Lo vedo l'oggettino, la vedo la lucertola che mi vuole far ammazzare. Come nella migliore tradizione. Se prendo questo oggettino, che idea è? Non sembra una bellissima idea, così a naso. Tra l'altro sembra un po' uno schippare roba. È da secondo passaggio prendere l'oggettino, dai. Bene. Bene, non è vero. Qui cado nella melma. Sono sicuro che non avvelena la melma. La facciamo i bravi, va là. L'oggettino in angolo della melma è il più prezioso, mica sta stronzata qua. Andrà tutto bene. Martello di sta ceppa. Martello del fregacazzi, credo. No. Porca puttana. Ma
quanto cazzo siete veloci! Vieni, 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 vieni su per piacere. Per piacere. Dai, cosa, qual è il tuo problema, Vez? Oh, cacchio, che culo! La spintina ha funzionato. Ma davvero sta roba non avvelena? Ma e questo è l'anello? C'è stato un crash, ragazzi, ditemi, eh? Davvero non avvelena? E l'anello è... Ma vaffanculo. Incredibile. 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 A buffo, così. Porca miseria. Ok. Allora, vi anticipo una cosa. Potrà non piacervi. Non sarò esplorativo. Voglio solo andarmene. Lasceremo qui il pimp per il caster, l'aiuto per il caster... L'invito a fare il caster e tutte quelle. Le lasciamo lì. Io con la mia spada lunga sto bene come sto. Dove cazzo devo andare? Questa è una grande domanda a cui non ho risposta. Ragazzi, dire che li ho lasciati tutti indietro è riduttivo. Beh, immagino che dove ci sono i nemici, purtroppo, conoscendo i Detaka, sia la direzione. Lì una perenne colata di melma. Ma io, boh, ma che cazzo mi invento? Boh, non so, senti, muori. Oh, no, non farlo più, non voglio rollare, no! Non ti avvelena. Scusate. Ho avuto una strana sensazione di come se mi stessi per avvelenare. Ho rollato. Bene. Sono contento. Come cazzo ho fatto a colpirlo, quello di prima? Venite più vicino, ragazzi. Ah, l'attacco a distanza. Bene, grazie. Sono contento proprio del quantitativo preciso di danni che gli faccio per non fargli un cazzo proprio. Aia! No, ma volevo correre, ma oddio. Sentite, no, non è una bella idea. Non sto facendo una cosa intelligente. Che cazzo devo... Ma dite che si affonda anche stile Petit Londo. Corri, porca miseria. Ma io non sto capendo un cazzo, ma cosa devo fare? Ma vedo spettri di gente che è passata di qua, prima di me. Questo sarebbe correre, Simon. Tra l'altro potresti dire, ma io non sono Simon. E chi cazzo è Simon? Muoviti! Ne parliamo un'altra volta. Anima di sta ceppa. Finiamo ste erbe del cazzo. Ma io andrò là, ma PD... Ma ne avrei messi di più, ed attacca. Ma affanculo. Ah, ma alcuni sono vuoti, tipo. Oh, là ci sono nemici, quindi... Quello sembra gigantesco, tra l'altro. Oh, non fare il saltino indietro, Oliver. Io schippo lo skippabile, ragazzi. Non chiedetemi di essere esplorativo in blind qui. Because it's not gonna happen. Staccati! Rolla, ti prego! No! Porca troia! Sì, è bella, ma fa zappare. Non ho l'acqua. Dovete aspettarmi un secondo. Vado a prendere l'acqua, scusatemi. Eccoci. Mi è quasi andata di traverso, posto. Che
Chissà se c'è una strada migliore di quella che abbiamo appena fatto. Porca vacca, quelli lì sono stronzi. Perché non mi fanno salire? Questo lo vedevamo. Non mi fanno salire. Spero che non sia una strada obbligata, deve esserci un'altra via. Sarebbe meglio fare un'altra strada, perché lì davvero faccio fatica. Oh, e ogni volta. Temo, tra l'altro, soprattutto con la spada lunga faccio fatica. Lì ci vorrebbe una di quelle cose roteanti che piacciono tanto ai bambini e anche a me, quando servono. Shortcut. Se siamo capiti. Ahimè, se siamo capiti. Ma che cazzo faccio anch'io, PD? Beh, questo era utile. Ma veramente dobbiamo rifare tutta sta gag? Tutte le volte che morirò dovrò rifare sta gag? No, non si arriva alla shortcut. Porca troia. 10. Quelle sembrano tutte morte. Mi ha fatto la baza, ragazzi. No, 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 ti prego, muoviti. River. No, no, è una baza vera. Abbiamo fatto una baza veramente. Questa era la strada migliore. E adesso la strada migliore è questa. È un percorso. Segui le morte. Beh, finché puoi. PD. Ho sentito un grande richiamo alla politica in questo momento. Oh, Christian De Sica. Ma io posso... Ma potrà sempre andare così? Ok. Il fatto che là ci siano degli oggetti... Mi fa pensare che esista un percorso alternativo, ragazzi. Esiste un percorso alternativo. Esiste. Ed è questo. River, corri per piacere. Se questo si può chiamare correre. Grande idea, tacca. Sapete che... Ma perché sono scemo? Sapete che l'avrei dovuto... Scheggia di pietra. L'avrei quasi dovuto lasciare... Ah, aspetta. Tempo di pausa. Che cazzo vuoi? L'avrei quasi dovuto lasciare qui. Avrei quasi dovuto lasciare qui perché questa luce era molto utile, però. Cosa vuoi? Magari c'è qualcosa di utile. Falce da guerra. Falce da frega. Imo. Tempo di pausa perché pensano al discorso veleno, ovviamente. Erba nera, beh, erba nera è una cosa importante. Con cosa stavi combattendo? Questa cosa mi perplime ogni volta. Vicino. No, porca miseria! No! Cazzo. Posso dire PD? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Che idea del cazzo che ho appena avuto! Non triggerare lui là. No, 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 no. Ti prego, non triggerare lo stronzo. Aspettami, aspettami. Vaffanculo, l'ho triggerato. Vabbè, non importa. No, no, no. Combattiamo qui, Vez. Tra l'altro è una tipa, lo vedo. Guarda, ne abbiamo visti di più forti. Ecco, se io evito di rollare nella melma, è meglio. Mazza, 4.000 statizia. Ma
Trementina nera, grotta nebbia di là bisogna andare. Però sentite, abbiamo fatto 30. A me dispiace, ma facciamo 31 a sto giro. Quasi quasi faccio 31. Che dite? 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 8, via. Non fare Petit Londo, eh? Anello del gatto, è famoso! È quello che aveva l'icona famosa! È quello che serve per cadere dalle grandi distanze, giusto? È quello che gli ha cambiato l'icona. Merda, quello sì che è crederci. Porca miseria, ragazzi, cosa ho fatto? Vabbè, un loto, dai, un loto. Pensavo ci fosse un'isoletta qui, maledizione. Che cazzo mi è venuto in mente? Cosa mi è venuto in mente di venire fin qua? Spada spezzata, bene. Sono felice. Figurati. Figures. Vai a zappare. Quella lì bisognava per forza affrontarla così. Non c'era altra possibilità. Ma che strano, mi sembra di essere stato proprio qua prima, ma evidentemente no, visto che questo oggetto non l'avevo preso. Ci stiamo per riavvelenare. Potevo evitare di usare il loto e farmi... 10, 9, forse ce l'abbiamo fatta. Ok, onesto. A questo punto, sentite, fatto 31, facciamo 32, nel senso... ravaniamo, cioè non avevo nessuna intenzione di ravanare, vi dico la verità. E di là bisogna andare, il gigantone pesta. Quello pesta, lì non bisogna affrontarlo assolutamente nella melma. Porca troia. Lì è peso. Mamma mia, bestemmierò, andiamo. Faccio un unico giro, mi becco un avvelenamento e me lo tengo anche finché non sono risalito. Mi viene da dire frega, non so che cazzo ci si fa con ste pietre e non la mia spada lunga. Puoi per piacere? Bene, sarà una figata totale sta roba. Corri, 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 10. Ti prego, vai, grandissimissima River. Allora. Con gli attacchi a distanza. Dio, ti prego, sai che ho sempre creduto in te, lo sai, Dio, 10, 9, vai a zappare, corri River, 10, 9, 8, corri, no, mi insegui, sento che, no, riconosco tutti voi, no, ti prego, sì, viva. Oh, cazzo, là, la luce. Riconosco, sì, ragazzi, ma siamo a Blighttown qua? Immagino che la risposta sia sostanzialmente sì. Però si è detriggerato, eh. Anello del ladro, che tipo è un doppione. Arrivano. Ah, mi mancavate voi. Porca di quella miseria, fate schifo! River! Porca troia! Porca miseria! Noi abbiamo un dovere... Mamma, guardate cosa mi sono perso. Guardate cosa mi sono perso. Ao, la facciamo da basso. La facciamo da basso. Io non so cosa dirvi. È andata così. Ah, è andata così. Ah, c'è un droppino. Sali su. Allora, riflessione. C'era tutto un passaggio sopraelevato con oggetti, figate. Non in questa vita. Ma noi che cazzo di giro dobbiamo? Porca miseria. Allora. Se non è quello, è quell'altro. Oh, vada! Affanculo. 10, 9, 8, via, dai. Non mi piacciono queste cose sul Furei qua. Porca di quella. Non
che mi interessa, però. Sono morto oltre 9.000 volte, dai, non dire così. Lì da basso si può camminare, io devo andare lì. Merda, quei cazzo... Oh, le idee di merda ce le aveva già avute tutte in Demon's Souls, è confermato. Questi ovviamente triggerati da distanze siderali, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Fai attenzione ai nemici, io veramente non so cosa farei a quelli che lasciano questa scritta. Dai, venite ragazzuoli, venite su. Piddi, mi mancavate proprio. Vez, vieni. Ma dai, dici, non abbiamo tutti le magie. Vieni a portata di spada, per piacere. Ma mi stai prendendo per il culo? Ma senti, vai beh a cagare, guarda, non so cosa dirti io. Non ho tempo per te a questo punto. Ciao, ciao, sì, sì, belli, belli, bravi, bravi. Non sto neanche a leggere, non ho tempo, ciao. Non vedo. Oh, oh, cazzo, cazzo. Oh, 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 no, oddio, ma è uguale. È tutto già visto, già vissuto. È tutto anche questo. E io come un pollo mi butto a prendere un pezzo di niente. Via, 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 via. Che quelle che abbiamo visto elettriche erano non forti, di più. Ora, queste saranno più deboli, spero. 10, 9, 8. Via, 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 River. River, non stare a portata di bocca. Io schippo, ragazzi, schippo. Non sono... No. No, doppio. No, doppio ed attacca. Cazzo, doppio ed attacca. No, porca troia. Cazzo, doppio ed attacca, porcami. Doppio me l'hai messo. Me l'hai messo doppio. Fammi un trigger alla volta, ti prego. No, porca, 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 porca. O sapete cosa sto pensando, vero? Lo schippone definitivo. Ma la vedo un po' C'è qualcosa di... Guardate la stronza con l'arco, maledetta. Aspettate. Stanno arrivando? No. Ce l'ho anch'io l'arco. No, ho sbagliato. No, PD. Anch'io ce l'ho l'arco, vezzo. Oh Gesù. Sì, bello, molto bello, molto bene, molto bene. Beh, però per triggerarne uno solo, dai. Dio. Stupido che sono stato. Stupido! Ti prego non morire. River, ti prego, 19-8, 19-8, bevi. Ragazzi, che pippa di nemico. Io ancora un po' ci schiatto. In realtà è intelligente l'uso dell'arco così, eh. È una figata. I resti di anime li ho lasciati tutti, avete già capito, al Nexus, perché pensavo non servano un cazzo. Però questa è una figata, perché vedete che dietro c'è palesemente un caster stronzo. Grazie. No, per piacere, River. Per piacere. Per piacere, River, non così. Non questa erba di merda. No, per piacere. Parati, porca trota. Vai a zappare, non essere avido. Lo sei stato parzialmente, ma non importa. Porca troia, queste erbe del cazzo, non vedo l'ora di finirle. Là c'è il vero cattivo, grazie Calypso, grazie mille dei 12 mesi, stellina dorata. Allora,
Ora so cazzi amari. Lotto del nobile per 6, questa è veramente bella, perché il bilancio è paradossalmente positivo a livello di loti. Lo so che non sto esplorando, ragazzi. Voglio solo arrivare a quella shortcut, che è la vita. Questo tipicamente spara cose velenose, cioè, ragazzi, Blighttown all over again. Vets. Vieni qui! Quanto sei palesemente pensato per combattere insieme a quegli stronzi. Mamma dinci. Ma sai cosa ti dico? Vai beh a zappare, va. Ma che razza di nebbia, tra l'altro. Stranissima collocazione di una nebbia. Se si riforniscite, se si riforniscite, si può procedere. Sono stati dei grossi problemi qua con l'italiano. Bella Vez, hai scelto un bel posto per vivere. Vuoi comprare qualcosa? Il mio bambino ha fame. Quale bambino? Quale bambino? Questo posto è un ammasso di spazzatura. Non c'è dubbio. Tutta la feccia del mondo, viva o morta, finisce qui. Cazzo. Per fortuna ho ancora il mio bambino. Ma è la stessa gag di Dark Souls! È la stessa gag di Dark Souls. Lei è il tizio con la. con la botte. È la stessa gag di Dark Souls. Da quando quella demone è arrivata. Quella demone. È andato storto. È uguale. Questo era un posto migliore prima di lei. Ero la luce degli occhi di tutti gli uomini. Sei qui per liberarci di lei, vero? Beh, non avere pietà. Ascolta. A me dispiace, ma sta roba rimane qua. Sto per spendere tutto in loti. No, in loti. Porca trota! Sono fullato di loti. Sono fullato di loti. La pestilenza, bravi. Importante. Importantissimo. Va bene così. Solo questo. Solo questo, Vez. Tu non l'hai mai vista tante anime, secondo me. Basta gigantoni, eh. Attaccami per piacere, ragazzi, non siate così attendisti, io sono qua per voi. Vieni qui. Please, anche tu. Porca miseria, dai! No! Chi cazzo t'aveva visto? Dove sei? Muori. Bel posticino. Fai attenzione ai nemici. Grazie. Grazie. Ti giuro, mancavi solo tu. Cani? No, erano i loro versacci orrendi.
Erano i loro versacci orrendi, sicuramente. Un caster di magia stromadonna, veramente, comunque è Blighttown all over again. Lì c'è l'oggetto che devo scendere e rifare tutto. E non me ne frega un cavolo, ve lo dico subito, non me ne frega niente, rimane lì. Oh, oh, oh. No, 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 non farla la stronzata, sai, River. No, 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 River. No, 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 River, non è qui che devi stare. Non è un posto per delle signore come te. Lo so, lì ragazzi c'era l'oggetto finale. Io rimani lì. No, ma tornerò sicuramente a prenderlo. Vedo l'ora di tornarci qua. Ah, ci sei proprio tu. Un po' si rosica, ce n'era di robina, ce n'è di robina, ce n'è di robina. È innegabile, di robina ce n'è, e qui c'è un risalire. Tenere a bada il ravanatore che è in me non è facile. Però Blighttown ci riesce. Blighttown vince sul ravanaggio, ragazzi, ma è giusto e sano che sia così, ve lo dico. Non è che Demons sia densissimo di oggetti indimenticabili, di solito. Quindi un po' è anche lui che te lo fa fare. Beh, ma lo racconto così. Sta castando. Sta castando. La stronza. Aspetta che arrivo a uccidere. Dove cazzo è andata? Christian De Sica. Siamo saliti. Ma PD, non sto capendo niente! Cazzo, credo di dover andare di là, però. Beh, un minimo di affaccio. Lo faccio. Là c'è la nebbia, ma io voglio la shortcut. Non esiste che io non apra quella maledetta shortcut, quindi bisogna tornare indietro. Cioè, andare a destra. Questo mal di schiena. Glielo facciamo passare. Sono voluto venire qua. Vabbè. Cacciale via le animelle. Qua c'è roba. Cast orrendo PD. E fui avvelenato. Per non ho neanche visto che cosa ho raccolto. Vi dico solo per dirvi quanto me ne fregava. Allora andiamocene, però no, questo lo raccogliamo. E dai, alla fine qualcosa mi ha tirato su. Allora, cerchiamo di pensare quadridimensionalmente. Mi riesce piuttosto difficile, Doc. Allora. È là la shortcut. Ma ci arriverò dritto per dritto o no? Io nel dubbio ammazzo sto tizio. Bene. Così, a caso. Ma perché ho visto un oggettucolo e allora ho pensato, ehi. Bastardo. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Questo è un momento complicato. Allora, non di qua. Devo avere visione. Vorrei avere quello di WandaVision, ma mi devo accontentare di capire cose. Allora. Deve essere di qua. Lo vediamo da quell'oggetto lì per terra.
Sono... Mi sembra. Forse sbaglio. Però adesso leggo le scritte. Sono bloccato in disca. Troverai un passaggio. Ecco, esatto, è questo che voglio. No, lì, ok, lì sì. È Slim, ma è lui. Se cado, raga, no. Mamma mia, no. Lo so. Sento sempre sul filo del drop. No! Siete incommentabili. No, 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 no! Cristina d'Avena. Oddio, 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 quanto sono stato vicino. Andate, per piacere, levatevi dal cazzo. Ho cose più importanti di voi. No, Simon, porca troia, cazzo! Miseria! Ti prego, non si vede niente! Niente! Che schifo, ragazzi, di gameplay, raga. A me dispiace, ma sta roba fa veramente schifo. Cioè, è inqualificabile sto passaggio. Ma dove cazzo è la scorciatoia? Facevano schifo in Dark Souls 1 e le aveva già sperimentate prima. Non ci posso credere. Vez, se sei un terrestre, non posso giocare contro nemici volanti. Punto. Cioè, non con questi mezzi. Punto. Non li mettere, sti schifi. Che non si vede mai un cazzo. Qui la direzione, lo so che è la direzione giusta, Vez. Ce l'abbiamo fatta. Ora sì. Ora sì. Dai. Umbasa. Allora, ce la rifacciamo. Però immaginandocela di corsa. Dopo essere schiattati a quello che a questo punto sarà il boss. Hidetaka, veramente, porca. E ride, eh? Io lo sento che ride. Dio. Non giocabile! Vai a zappare... Anche sta gag vai a farti benedire, ok? Ok. Ovviamente lì ci sono gli oggettoni finali, ragazzi. Io immagino che ci sia un set bellissimo. Lo do per scontato. Che cosa volete che vi dica? Resta lì. A me piace tanto il set che ho. Ci posso finire il gioco con la roba che ho addosso adesso. Io sto bene così. Sto bene così. Tempo di mira. Visioni di barbari. Sono quattro. No, sono tre più un caster, ma non si capisce un cazzo. Ciao. Tempo di mira. Oh, sì. La scelta migliore è attacco a distanza. Grazie, ragazzi. Grazie mille. No, non l'avrei mai immaginato, sapete. Ho avuto il sospetto ogni tanto che potesse essere una baza, ma... Grazie per avermelo confermato. Uno arriva qua, qua è pieno di nemici. Spa, spa, spa. E tu stai cercando di correre verso il boss. Bestemmi qualunque cosa. Devi andare di qua, qua facilmente caschi. Piddi. Ragazzi, l'unica soluzione... Oh, Gesù! Oddio! Un baso. Stavo per cadere. Stavo per cadere. Ditemi che è una gimmick del cat. Prova fuoco. Non c'è mai prova spada lunga? Mi spiegate da dove lo tiro fuori il fuoco? Non ho neanche la trementina, perché qua tutto pesa. La trementina
Trementina e a Boletaria, e al Nexus. Miseria. Non ti vedo. Cazzo, è colosso immondo. Oh, cacchio. Oh, ehi. Cazzo fai? Ho fatto un errore. Ah, ho capito. Questo mi darà pestilenza. Questo mi darà pestilenza. No! Simon, come cazzo ti ho chiamato? Ma non mai più nella vita farò un Souls con un personaggio che non si chiama Simon. No, sbagliai, qua, però veramente i roll di Demons, eh. A me sembra un bel roll. Vorrei la moviola, eh. A me è sembrato un bel roll. No! Se risali! Che cazzo fai? Risali, porca troia! Merda, risali, puttana. Io. Risali, ti dico di risalire. No. No, PD. Tecnicamente non ho un'alterazione di stato, eppure sono più che appestato. Ma sapete che ho provato? No! Maledetto, il roll era giusto, voglio la moviola! Hai rotto il cazzo, diciamocelo. E quello perché era? Per me era. Erano tutti per me. No, mi ha preso! Voglio la moviola! Ah, fanculo, allora spamma, e allora fai R1 spam, quella è la mia mossa, non la tua. Colpa mia, non devo stargli sotto adesso, immagino. Sei morto, puzzone in tutti i sensi. Trofeo del colosso immondo, vai a zappare. Yeah. Posso dire yeah? Anima demone erosa. Yes. Chissà qual è l'andare avanti. Direi andare giù di lì, probabilmente. Sì, mi sa che noi siamo arrivati da là. Adesso torniamo al Nexus e la prima cosa che faccio Anzi, devo morire. Ah, erano gli insetti che ti risucchiano la vita, sì. Sapete cosa faccio? Vado a morire a Boletaria. No, ho le trementine nere, che immagino siano una cosa diversa dalle trementine. Oh mio Dio, erano la stessa cosa?
Ah, erano la versione pimpata. Ok, dai, dai, sarebbe stato troppo facile, diciamocelo. Ho solo la conferma che siamo arrivati da qui. Chiama aiuto, no? Ok. Un boss un po' così. Un po'... gne. Un po' gne. Sì, non proprio il boss della vita. Un po' così. Un po' così. Andiamo a... allora, adesso vi chiedo una conferma. Se... Madonna, è praticamente... Sì, c'è tantissimo di Demons in Dark Souls. E vi chiedo una conferma. Però se io voglio avere la tendenza più scura a boletaria, devo morire a boletaria. E poi però come la raddrizzo la tendenza? Non la raddrizzo più. Però mi confermate che se io muoio a boletaria, considerando che ci manca solo il penetratore, io la tendenza non la raddrizzo più. Cioè devo ammazzare il penetratore per raddrizzarla. No, no, lo so del Nexus. No, no, ma io voglio abbassare, voglio far diventare scuro boletaria. Però un penetratore che nel frattempo ho potenziato. Quindi facciamo una cosa. Aspettiamo a fare questa gag di boletaria. C'è un buco dove mi devo buttare e secondo me mi ci posso buttare 38.000 anime. Mi ci posso buttare solo in quel modo. Comunque, parliamo con lei. Per fortuna. State cercando il potere dell'anima, sì? Toccate il demone dentro di me. Ok. Abbiamo due livelli, lusso, forza e vitalità a sto giro. Sì, ma è infatti. Certo, Teodred, ovviamente. Questa era solo la prima passata. La cosa che farò invece adesso è morire al Nexus. Morirò al Nexus perché ci pensiamo più avanti alla Gagli. Altro c'è un new game, no, però non devo finire. Vabbè, ci pensiamo, non è tempo già di fare quei ragionamenti. Allora, per morire al Nexus, visto che già non è stato facile... Basta che io mi butti da qua. No? 10. Ma il penetratore adesso, non so se farei adesso il penetratore. È un po' peso fare adesso il penetratore. Cioè, non mi sento ancora abbastanza figo. Cioè, si fa, perché potevo ammazzarlo anche al primo tentativo volendo. Anch'io finirei la palude, o comunque andrei avanti in cose più fattibili. Ok. Beh, c'erano comunque 2000 anime che mi vado volentieri a riprendere, anche perché con le anime che abbiamo in saccoccia, secondo me, un altro livellino riesco... a farlo. Inquietante sta cosa. Sarebbe da vedere se è andato avanti con i suoi omicidi. Già che siamo qui. Facciamogli visita. La vita non è tanto preziosa come si crede. La vita. Secondo me è amico nostro ed è buono. Che meraviglia questa location. Stavo per morire. Doppia morte al Nexus. Adesso torniamo dalla nostra amica. E ci facciamo dare un bel livellino, se possibile. Dove sei, baby? Là. Un riparino. Posso forgiarti delle armi.
Oh, ma che maleducazione cosa? Ti ho dato 300 anime, ma ringrazio. Ho sbagliato, non devo parlare, devo spaccare le anime. Attenderò il vostro ritorno. Allora, questa al deposito. Tipo soldato leggendario. Sarà una roba spintissima, 8000. Quindi devo arrivare a 18. Secondo me due di queste. E chi lo sa. Niek, ci manca poco, però quindi basta una di quelle più pippose. Ah, ok, va benissimo. Chissà che in realtà non ce ne possa stare anche un'altra. Potrei aumentare la resistenza a questo punto, per quanto non la sto più... Il fatto è che non sto più usando la resistenza per indossare roba, però tenendo alto lo scudo è tanto tanto importante la stamina. E che la spada da 20.000 ce l'ho e l'ho anche pimpata, ma è più forte la spada lunga, quindi uso la spada lunga. Perché non sono riuscito a pimparla più che più 3. No, le musiche sono state rifatte. Ma per me alcune erano più belle nell'originale, tra l'altro, anche se ovviamente erano midi, credo, comunque di qualità inferiore, più compresse, insomma. Mi sa che è l'ultima. Mi sa che è l'ultima botta di resistenza. Però la facciamo. Però la facciamo. Avete finito la vostra porta? Allora. Torniamo all'inferno? Che poi noi da qui possiamo in realtà navigare. No. Ma come cavolo. Il vero inferno è la penultima, la cripta delle tempeste. Quello è il vero inferno. Potremmo anche andare avanti dalla regina, eh? Un controllino NPC, ma dicono sempre le stesse gags. Quanto ancora qui? Questo dice sempre la stessa. Questo è appena arrivato, eh? Vediamo se c'è gente. Potrebbe essere, però. Tu dici sempre le stesse gags. Certo che chiamarsi santo da vivi, ragazzi. Santo bene lì che... Ah, è sparito! È sparito! Sì, ho trovato Bjorn, era in una porticina del cavolo a bollettare. È sparito! È sparito questo tizio! Ai. È stato ucciso. Ma allora è lui? Ma allora è lui. Allora non mi ero accorto. È lui. Forse, però mi sembrava avere i capelli. Sembrava avere i capelli. Comunque della gente è morta, ma questo lo sappiamo. Vabbè, sti cazzi, dai. Nel senso, alla fine. Se la sono cercata. Andiamo qua. Proseguiamo dove non proseguirei mai. Ragazzi, ma più Blighttown di rifugio putrescente, in una palude infestata da creature immonde, si trova una sudicia avallata. I poveri si recano qui per offrire le loro anime e porre fine alle proprie sofferenze. Pesissimo. Peso. Pestilenza. Io vorrei capire sta gente che muore dove non c'è nessuno. Forse perché vengono invasi, tipo. Ragazzi, il riassunto di Demon Souls. Porca miseria.
prova attacco a distanza. L'altro, la scelta migliore è incantesimi, sottotitolo prova attacco a distanza. Questo è il riassunto di Demon's Souls. Quindi c'è un boss. È boss dopo boss, l'abbiamo già vista sta gag? Mi pareva... Sì, l'abbiamo già vissuta sta gag. E questo tizio aveva proprio l'armatura di Bjorn, della zanna gialla, verde, blu. Ma che cazzo... Ma cos'è? Farron, il fandom di Artorias? Che cazzo sta succedendo? Oh mio Dio. È la tipa! È la tipa! E tu? E tu sei quello che cercava il tizio, scommetto. È l'armatura molto bella, celebre di Demon's Souls. Non mi deve... No, non è che devo combattere con lui, eh? No! È Garl Vinland! Ritornate in Colume. No! Ma è una gag! Io devo come... No! Ragazzi, no! Astrea! Ma che cazzo sta succedendo? Perché è sempre un'inculata giocare a Demons? Lasciateci, uccisori di demoni. No, no, io non mi preoccupo di loro. È un luogo d'asilo per gli smarriti e gli afflitti. Non c'è nulla da depredare o saccheggiare. Questo è falso, signora, perché qua è pieno di oggettini, quindi non faccia tanto la... Andatevene. Lo so che lì c'è la lucertola, ma non me ne frega una fava, dovete avere pazienza. Non sarà così che baserò la mia gag. Dov'è lui? Dov'è Garl Vinland? Indovinate un po', era qua. Perché non lo vedo più? Ma era lì. Bella. Voi non rompete i coglioni, eh? Siete solo... Io vi sto considerando fondale, sappiatelo. Non deludetemi. Ragazzi, la gag è questa. Vi dico qual è la gag. C'è la mia idea. Sapete qual è la mia idea? Sapete qual è la mia idea? Ve lo dico io qual è la mia idea. Lo schippo. Lo schippo. Lo schippo. E vado dritto da lei. Non so dove sia lui, però. È là. No, non lo vedo veramente. Lo sto sognando. Mi butto. Mi cago, ragazzi. Dovete avere pazienza. Cioè, è palese che non andrà bene. Allora, sentite, non fate quelle facce, per piacere. Oh, lei ha detto che non c'è niente da depredare. Io dico, ma te sei ceccata?
orrendi loro. Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria! Ah, usalo, sì, dai, vaffanculo. Sprecato un loto. Porca miseria! Ok, abbiamo un'informazione importante su questa... su questa location. Vai a zappare. No! Corri! Corri! Simon! Ho capito. Ho capito, ho capito. È equippa, tra l'altro. Esatto. Ho capito, ho capito. A parte questa cosa giusta. Ecco perché Garl Vinland si era messo lì. Perché è l'unica strada. Ma che cazzo sto facendo? Ma perché sono scemo? Scusate. Ma poi perché faccio il giro dal basso? Si fa dura. Si fa dura. Garl Vinland. Non capisco se la gimmick è che lo devo skippare passando per la palude di sangue lì, ma è... cazzo, è dura. È veramente dura. Boh. Oppure... boh. Non so. Astrea. Nel caso... mazza. Nel caso questa si dovesse rivelare... la posizione in cui combatterò, questi non devono rompermi i coglioni. Porca miseria. È incamminabile. Vedete che magari si fa, per carità. Però è pesissimo. È pesissimo. È pieno di quegli stronzilli che magari respawnano anche. È pienissimo. Grazie, Sefi. Grazie mille. Ti ringrazio, hai fatto bene a recuperarle. E grazie anche a Gianlab, eh? Grazie, grazie del supporto, non l'avevo notato prima. Cioè, avevo sentito il suono, poi mi ero distratto. Garl. Vinland. Garl. La bazza sarebbe un attacco a distanza. Senti, un attacco giusto per triggerarti ce la faccio anche, eh? Perché questo è il posto dove voglio combatterti. Ah beh, se poi non lo locco, non saprò mai quanta vita ha. Questo è certo. Oh. Magari ora me lo dice. Beh, i danni non sono stati tanti. Garl?
Seguimi. King Pain, sei a così da lasciare questo canale, te lo dico. No bimbi qui, eh. Lo sai già, bravo. Grazie al cazzo che lo sai già, ci hai già giocato. Non è un merito. Allora. Senti. Non è che sei poi sta roba. Non è che sei poi sta roba. Oddio. Sei serio? Scambione peso. Scambiare con lui non è una grande idea. Dai. Ecco, questo ha fatto male. Però è strano il suo modo di combattere, prettamente difensivo. Mi voleva fare il porca trota. Me l'ha fatto. PD. Ma se uno è un caster avrà l'armatura che difende dalla magia. Perché se uno è un caster è una gag. Ma avrà sicuramente l'armatura antimagica. Immagino. E mi ha fatto un perry fottuto, maledetto. È che io mi espongo moltissimo a fare quello che faccio. Dovrei fargli la spintina. Dovrei fargli la spintina. Questo paradossalmente è il posto giusto per fargli la spintina. No, ma porca troia, come cazzo fai? Scusate. Dai, ma era nell'animazione del vado giù. Glielo devo fare anch'io. Era nell'animazione del vado giù e mi è riuscito a fare il parry? Come? In che modo? Con quale animazione che non c'è stata? Ah, glielo proverò a farglielo io, sicuramente. Solo che lui deve fare l'attacco, cosa che non è che fa tanto spontaneamente. Eh? Che strano. Non mi fa impazzire neanche sta gag, devo dire la verità. Però vabbè, la facciamo, vediamo se si riesce. Bene. Belli parry che gli ho infilato. Molto bene. Bei parry, sono molto contento. Bello scontro. Questo è entrato. Bellissime le animazioni. Vati Vida l'aveva già sottolineato. Lo sappiamo, sono molto belle. Dammi il tuo set. Dammi il tuo set, non importa, è il tuo set. Sì, è bellissimo, iconico. Set bellissimo, iconico. Aspettate che uso una di queste schifezze. Ok. Diletta Astrea. No, non ci posso credere. A parte che mi sto per appestare. Figurati. Non posso
più resistervi. Avanti. Prendete la vostra preziosa. Ma sei seria? Ma se è morta prima che la colpissi, è morta prima che la colpissi io. Io ho capito che qua c'è tutta una storia d'amore o che cazzo ne so io, però vezzo, le anime demoniache vanno prese. Figata, figata. Figata, bene, 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 bene. Che posso dire che bello il design dell'area, fighissima l'armatura di lui, eccetera. Posso dire che è un po' una stronzata sto passaggio. Cioè, lui bisognava solo fare i perri. Non l'ho... Cioè, veramente gimmicosissimo, gimmicosissimo. Ho premuto il grilletto per primo, davvero. Ok, 40.000 anime, va bene. Intanto facciamo i livelli, poi pensiamo. Prima colpiamo e poi pensiamo. Beh, dai, sono limiti. E questa è un po' la componente retro gaming, diciamo, eh. Potevo evitarlo. Addirittura con l'arco ci si arrivava. Pensa a te, figo, figo, figo. Vabbè, insomma... No, no, ma immagino che a livello di lore... Immagino che a livello di lore ci sia assolutamente tutto il suo senso, ma non ci mancherebbe altro. Abbiamo ben due livelli. Abbiamo detto che resistenza siamo felici, quindi facciamo così. E questo è un pimp importante. Poi abbiamo tante anime da parte, eh. Mi sarei quasi immaginato. Quanto ancora coi vermi. Però, ragazzi, io non vorrei dire. Abbiamo finito questa arcipietra. Come abbiamo finito la seconda, abbiamo finito la sesta, che sarebbe la quinta. Sì, sì, adesso leggiamo tutto. Ma vorrei parlare con personaggi. Tipo, chissà se mi dice qualcosa di interessante. Forse la nostra epoca. No, tu mi dici sempre le stesse cose. Allora. Adesso facciamo una bella raccolta di anime. Non temete, tengo d'occhio. E le leggiamo. Beh, questo deve stare con me, però. Il demone sanguisuga, irradia un potere enorme, garantisce al portatore un ampio numero di anime quando lo ottiene. Ok, ok. Colosso immondo. Non sono foriere di... Non sono foriere di grandissime informazioni le anime. Veramente non c'è scritto un... Ma veramente? Andiamo a vedere l'armatura che ci insegnerà chi era il nostro amico... Un elmetto di argento scuro di Vinland. Le magnifiche incisioni sui lati rappresentano l'albero sacro della casata. L'argento scuro è il metallo più antico in quella terra e si dice che protegga dalle influenze malvagie. Il suo notevole peso lo rende... Vuoi andare heavy? Sì, in questo... Cioè, vedi proprio come Dark Souls sia veramente un affinamento di Demon Souls. Allora, il suo scudo... Allora, io ho lo scudo a torre. Abbiamo anche lo scudo... L'ho trovato, credo, offline. Credo stesse a Bolletta, non mi ricordo. Forse è proprio dove ho trovato il tizio. O forse l'abbiamo trovato dai draghi, non mi ricordo. E questo è lo scudo di argento scuro di Vinland. Che sarà molto forte, immagino. Lui non... Protegge chi lo porta da ogni genere di... Cos? What? Wait. Calma. Calma. Allora, vediamo di fare una comparison. Che è arrivato veramente il momento. Dove siete, cari? Qua. 70. Fammi un po' vedere.
Anzi, fammi vedere così. No, qua non si vede una sega di quello che fa. Difesa 95. No, no, devo guardare qua. 130, 70, 57. 100, 100, 70, 50. Ma è una gag. Ora, apertura guardia è leggermente peggiore. Quindi consumo un pochino più di stamina quando paro. Ma questo scudo mi para dalla magia. Quanto pesa? Vabbè che non dovrebbe interessarmi. 5. È enorme, è enorme. Ma l'ideale sarebbe girare con entrambi, perché se non ho caster e se devo affrontare tipo un gigante con la clava, avere un pochino più di stamina può fare la differenza. Se c'è chiunque che casta, questa roba è fuori di testa. Chissà se si può. Non credo, però. Ce la posso fare? Yes. Bene, sarò sicuramente un po' pesantino, diciamo. Ma non ci interessa tanto. A livello di anelli, recupera lentamente i PM. Questo sì che è per i casseri, quello che avevano trovato l'anello odoroso da cui a Silvia. Ce n'è di roba figa. Ce n'è di roba figa. Belli, 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 belli. I danni da caduta, come sapevamo. Chissà se serve l'atria, quello dei danni da caduta. Chissà se serve l'atria. Dove ci siamo buttati? Ah. Boh, mettiamo questo. Di default. Bello. Figo, 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 figo. Allora. Oh, Santo Mbasa. Oh, di nuovo voi. Avete altre offerte? Il vecchio Frey e la Vestale non fanno eccezione. Sì, non posso. Però i due in armatura non li hai ammazzati, eh? E qui? Oh, shit! Oh, Christ... Ah, tra l'altro... Se io fossi uno che casta magia, qua sarei... Sarei disperato. Ma forse sarebbe sostituito comunque da lui. Li ha ammazzati tutti. Sembra aver ammazzato due stronzi. È vero. È vero. Nessuno dei due era particolarmente simpatico. Però da qui ad avere un'opinione positiva di sto tizio ce ne passa. Più questo che... generico cavaliere? Difficile dirlo. Un po' ragdollino. Cercavo proprio te. Io sono Yurt, il capo silenzioso. L'assassino. Il mio lavoro a Boletaria è quasi terminato. Ho ucciso tutti gli umani sopravvissuti. Mazzo. Tranne uno. Ok. Oh, PD. Scommetto che non sei facile da ammazzare. Non so perché. No, che spreco d'erba. Mamma mia, scusami. Scusami, Yurt. Ho sbagliato, ma va bene lo stesso.
Eri una sega. Vabbè. Mefistofele. Ma quindi c'è Dio e c'è Mefistofele. È vero, sono fatto. Allucinante. Ah, perché me lo conta comunque come... C'è il suo set che è fighissimo. Me lo conta comunque come indosso. Ma che sfiga, cazzo. Ma PD. Quindi tutte quelle figate che dicevamo non le posso fare. Mefistofele, quello di Virgilia Raffaele, veramente. Boh, considerando che dobbiamo fare l'Atria e altre robe, paradossalmente mi sa che metto lui. Sì, dai, nel dubbio. Ma perché continua ad avere un effetto come di un anello anti qualcosa? Perché io ho questa aura intorno? Ah, è perché sono umano, tipo. È un nome proprio, è bene, però è un nome proprio con una sua... di un riferimento culturale abbastanza preciso, diretto, ecco. Insomma, comunque era una mezza sega, va bene. Andiamo di qua. Cioè sì, non è un nome scelto a caso, ecco. Anche se poi sarà sicuramente un personaggio qui, però, insomma... Avete visto che ho fatto una gran bazza? Non siete più, tutti più sereni e più tranquilli? Ma in realtà nessuno se ne era reso conto. Nessuno se ne era assolutamente reso conto. O comunque sembrava sollevare preoccupazioni per la presenza di questo tizio che non mi ha dato anime, o comunque me ne ha date pochissime. Ma tu sei veramente l'ultima, proprio. Oh, avete altre offerte. Dobbiamo vincere i demoni. Annullare la maledizione di Boletare e annientare i maghi. Lo sappiamo, lo sappiamo. Posso certo. Ma ricordate. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Cosa positiva. Siamo in forma umana. Non vogliamo andare in forma umana dove vogliamo andare. Rimangono dei posti, rimangono tutte cose forti, purtroppo. Le cose easy, secondo me, ce le siamo lasciate alle spalle. Lasciate alle spalle. Perché, in my humble opinion, il resto di Latria sarà peso. Il trapanatore è pesissimo e non è la fine. E figuriamoci, mamma mia, il tizio sordo, no, il tizio che è sordo, il tizio cieco. E che non è, anche quello non è la fine. Peso, 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 peso. Forse, cazzarola Gabri, mi sa che hai ragione. Ma forse più Latria, Devo dire che forse Latria è più... Ci siamo un po' fatti le ossa Latria e... Un pelo... Cioè, la zona del tizio cieco, dove abbiamo già fatto due boss, eccetera, mi sembra per distacco l'area più difficile del gioco. Dove c'erano gli scheletri, il demone della prigione fisso lì, cioè, quell'area è stata allucinante, ma anche dove c'è il tipo che fa la sua magia con tutti i suoi evocati. Molto complicato, cioè, veramente tostissima quell'area lì. Strava e Soler con i problemi di Sigmeier. Ma c'è un Sigmeier in realtà. C'era uno che dice le cose di Sigmeier. Ragazzi, il Cipolla in realtà è lui. È lui il Cipolla. La storia della famiglia. Non temete, ma di brutto, ragazzi. Avete fatto. Non immagino come sia uccidere un demone. Cioè, assomiglia un pochino. Che poi, vabbè, lui non sa combattere, l'altro sì. Però ha qualcosa, secondo me, di Sigma. Ma Bjorn, però, non so se è quella... Adesso non lo so. Non so se è quella storia così tragica, Così tragica alle spalle. Così tragica alle spalle. Comunque sia... Vediamo se sto da spaccare così tante anime da fare un livello. Secondo me sì.
Non so neanche quanti me ne servono. Diamoci un'occhiata, comunque siamo già a 12, quindi ce la facciamo sicuro. Diamo un'occhiata alla nostra amica. 20.007, però. Attenderò il vostro ritorno. Aspetta, ho fatto un misclick, stavo per ucciderti. 20.000. Ah, però sorbole. Ok, questa è da 2.000, quindi la prossima va bene. Oh, 20.003 bastano? Scemo io. Mea culpa. Dobbiamo arrivare a 7. Ah, quante cazzate sto facendo. Va bene, dai. A questo punto... Ah, tanto non mi cambiava. Io vado veramente su forza. Vado veramente su forza. Lo faccio. Vado a Latria. Mi sto lasciando in fondo le cose che mi fanno più incazzare di tutte. No, vado qui. Questo non vorrei mai fare. E quindi farò questo, porca miseria. Non lo so, Theodore, forse De Tacca si sarà impietosito con gli anni. Si sarà imborghesito. Allora, una qui. Grazie mille, Junk Soup, grazie dai 3 mesi. Una qui. Una qui. Una qui. Ok. Ora è veramente dura. Sapete cos'è dura? Non mi ricordo... Cioè, qualcosa intuitivamente sì, ma... Mi ricordo una fava del percorso. È un percorso allucinante per arrivare dove dobbiamo arrivare. Muro inviabile. Cos'è il muro inviabile? Qua la tendenza non deve essere buona, perché ho visto molta... Yes! Questo volevo provare. Oh. Invisibile! Vero, avete ragione del muro invisibile. Sì. Avete ragionissima. Ora sì, però, eh. Ora sì. Però mi ricordo una faccia. C'era sta bazza. Era di qua il muro invisibile, mi sa. Qui c'era il tipo. C'erano le lucette che andavano giù. E qui c'è l'andare avanti. Le lucette, il tizio. Però facciamo il muro invisibile. Io ci sto, è una buona idea. È una buona idea fare il muro invisibile. Lo approvo. Aveva una scritta rossa davanti che aiutava a trovarlo. E secondo me è qui. Esatto. Stavo pensando se mi devo preoccupare di altre cose. No, c'è solo il tizio con le 2 spade. E facciamolo. Ma. Mi affaccio. Ma sì, dai. Oh, soccia! What? No! No, coi tizi che ti sparano è abbastanza un delirio. Tu mi segui, vero? Sì, sei accanito, me lo ricordo. No, ho sbagliato strada. Cosa cazzo è successo che ho sentito dei rumori assurdi? Oddio, adesso lui cadrà. Dio! Come funzionerà adesso il suo aggro? Salirà, scenderà? Oh, mi sa che l'ho perso, tipo.
Proprio te cercavo. Non mi ricordo più come si affronta, non era così forte. Perché gli faccio così pochi danni? La tendenza? Ma andavano giù. Boh, mi ricordo. Cioè, era forte, ma andava giù. Era forte, ma andava giù. Fai mo la bazza, per piacere. Certo, un backstab ogni tanto, direte, giustamente. Non avete mica tutti torti. Bello. Dimenticavo che ne fai 9. Beati voi con la staminchia infinita, ragazzi. Avevo quasi creduto al backstab. C'era solo un muro in mezzo. Spam! Vaffanculo. Incredibile, ancora un po' e ci muoio. Ancora un po' e ci muoio da sto stronzo, porca miseria. Beh, sentite, andiamo a vedere che cavolo si nascondeva di là. Sbagliando strada, ovviamente. Di qua. Sì, combattere con il tizio che ti spara mi è sembrato eccessivo, ecco. Tempo di migliorare. Get good. Ma al di là di lui, cosa c'è qui? Ah beh, è una bazza, ok. Pronti a farci sparare da chiunque. Ah, maledetta lucertola di sta ceppola. Oh, e allora? Vai a cagare te e che mi spari. Va bene. E quella è la bazza di essere venuti qua, che si sale qui. Bravo. Ma quella è la bazza? Ah, è una shortcut. Non so, mi ispirava a buco. Ah, un oggetto. Ok, poi si torna qui. Ok. Bene. Sono grandi figate, boh, ne valeva la pena. Era abbastanza un frega, però ci stava a esplorare, dai. Si stava da un punto di vista esplorativo, toglierci questa curiosità era d'uopo. Pappiamoci... Non siamo messi benissimo, da un punto di vista delle erbe. Ma proprio per niente. Allora, studiamo il percorso. Si va qui. Ci si affaccia qui. No. Ah, ma ora con questo scudo, ragazzi, è cambiato tutto qua dentro, però, eh. Ora con questo scudo è cambiato tutto qua dentro. Ma che cazzo faccio anch'io? Il tizio è venuto al Nexus, è un tizio che è venuto al Nexus, non me lo ricordo. Perché sono qui? Perché sono qui? Ah, era Sant'Urbain, ok, sì. Perché sono qui? Oh, raga, come scazzo si andava avanti, non me lo ricordo. Era dall'altra parte, allora. Ma tutta sta bazza per andare lì? Quindi è questo l'andare avanti. Ma no, non è vero, qua si risale. Ragazzi, mi sono totalmente perso. Cosa cacchio? Ma scusate, tutto quel... L'interruttore importante. Ma noi abbiamo premuto un interruttore super importante. Ma non sto capendo. Cioè, noi siamo arrivati qua, abbiamo premuto l'interruttore dell'andare avanti. Premuto l'interruttore dell'andare avanti, eravamo andati qui, aveva aperto questa porta, ma questa porta ci porta da Sant'Urbain, ma cosa ce ne frega? Cosa ce ne fregava di andare da Sant'Urbain, che ci andavamo già? Anzi, ne siamo usciti da qui.
Non si è aperta così. Esatto, avete ragione. Questa non è legata all'interruttore. Era l'altare, ok, devo aver fatto una cazzata. Arrivo. Ah, che cretino. Ho capito. Srub. Era di qua. Sorry. Ok. Merda adesso, ragazzi. Merda, questa per me è la parte più difficile del gioco, ve lo dico sinceramente, almeno di quello che ho visto fino adesso. Madonna, quanto hanno rotto tutti i coglioni. Ciao, morto. No, vabbè. Oh, quindi... No! Non è possibile con sti stronzi che ti sparano, è veramente una gag. Maledette mante volanti, veramente. Boh. Per me è una gag quest'area, io non so che cosa dirvi, ragazzi, io questo lo skippo. E lo skippai così. Corri. No, corri. Ah, vaffanculo. Vaffanculo. Merda. No, cioè questa è la strada per andare al boss. Io non so che cazzo dire, ragazzi. È allucinante. È prova incantesimo. È allucinante. Io non so cosa dire. Boh. Oh, e basta, PD. Scarseggiano sì le erbe. Questo vuol dire che si affaccia il livellare. Che palle sta parte, ragazzi. È un po'... Cioè, lo scheletro qui è veramente una cazzata. Cioè, boh. Che gag è, davvero. Ma dai, vaffanculo, zio. Ma poi da quando in qua sono due? Da mai? Ma mi erano sembrati due. Boh, vabbè. Oddio, ragazzi, ancora i bimbi che postano i peni in chat. Ma veramente? Ma pensate credere che quella sia una cosa brillante? Io, boh, ma a me dispiace proprio per queste persone. Cioè, ti viene da dispiacerti. Scudo. Cadi solo tu, grazie. Prova a fare attenzione. Dov'è il caster? Perché c'è il caster. Somewhere, ma non me lo ricordo. Che palle questa strada per arrivare al boss. Che tra l'altro è raffigurato in questa statua, credo. O almeno gli assomiglia molto. Questo è quasi invisibile per via della luce. Ah, è proprio lui, perché dopo si anima, quella è l'arena. Sorry, è raffigurato. Mi rendo conto di avere fatto una gag. Okay.
Fai attenzione a nemici. Ma cosa mi stai dicendo? Ma veramente? Ma really? Per caso degli scheletri, tipo? E delle mante sparastronzate? Non mi ricordavo che fosse così generoso il gioco qui. Non puoi fare un percorso per il boss così. E vaffanculo, lo sapevo che eri qui. Ma PD, vai da lui! No! Ma cazzo! Ma porca troia, non si vede mai una fava! Gesù, cosa devo rifare adesso? Fai quello che ti pare, non me ne frega niente, addio. No, no, io non ci credo che sto di nuovo passando qui. No, ma non è reale. Grazie. Ho rollato indietro qui. Vi dico solo questo. Ho rollato indietro che mi locca la manta, giustamente. Oh no, ora mi spara, che cretino. Ero nell'animazione invulnerabile. Veramente, veramente. Veramente. Questo è retro gaming sotto mentite spoglie, ragazzi. 10, 9. Mettetevi in fila, zii! Troia. Oh! Ci ho provato. La spada l'ho potenziata, ma ho solo le rocce per arrivare che è figa, ma è più forte questa. Ci ho provato. No, io non ci credo. No, ragazzi, non ci credo che lo sto per rifare. No, ma deve esserci un trick. Raga, ma deve esserci un trick. Non può essere così. Non può essere così, davvero. Beh, a zappare. Voglio consumare l'erba, porca miseria. 10, por. Affanculo. No, non ci sto credendo. No, non ci credo che sono qui. No, non ci credo, tu non sei reale. Affanculo, ormai mi porta giù con lui. Ah, di solito ne trovo uno proprio perché l'altro cade stupidamente nel vuoto.
No, ma i detacca sta cosa non l'hai fatta davvero. Non l'hai fatta davvero, Vez. No! Ma non lì, zio! Muoviti! Raga, deve esistere un modo per buttarsi e fare prima. Deve esistere questo. Ma Dio, dai, che qua ci potevo stare! Che due coglioni. Che sta cosa sia necessaria per finire il gioco mi ammazza. Ah, avevo poca vita. Se avessi avuto... Chi lo sa me lo dica. Se avessi avuto full vita, sarei sopravvissuto a questa caduta. Se lo sapete, ditemelo. No, grazie Log. Ok, quindi bisogna soffrire... Sì. Ho capito che ero senza vita, vi ho fatto una domanda. Sì, sarei sopravvissuto. A posto. Ok, ok, beh, però era già uno skip importante, no? Fermo. No, ogni volta. Ok. Ma vaffanculo! Ma dai, ragazzi! Ragazzi! Con l'anello del gatto. Ci proviamo. Avete ragione. Niente iconcina storica. Così scopriamo se è scriptata per one shottare. Se lo almeno lo scopriamo e tanto dopo devo andare a farmare delle erbe, ragazzuoli. Quindi o questa è la volta buona o bisogna andare a farmare erbe. Demon Soul, se non è colpa mia. Vedete, sono il primo che non ne ha voglia. Porca di quella porca! Affari in culo, te chi non te lo dice? Non fare un cazzo di poche anime. Dai, è scriptato. Ma che cazzo abbiamo fatto? Abbiamo fatto cadute peggiori. È scriptato. È scriptato. È scriptato. Va a zappare. Ah. Ah, questa è erba mezza tra le... ho sbagliato. Non mi sono infilato dalla parte giusta. Dopo vado di là. Ma quasi quasi vado al penetrator, veramente, sapete? Non è quasi... Stanno considerando tutte le erbe che mi beccherò a fare sta strada qui. Arriva la freccia. Quasi quasi.
Quasi, quasi. È lunga arrivare al pianeta. Cioè, quello che abbiamo appena visto è più delirante, forse. Sì, è più stronzo. Però è più breve. Perché io sono abbastanza certo che non li skippi tre occhi rossi. Ma non li skippi neanche per gag, proprio. Ergo. Perché ha detto che non mi piacciono i castri? Ma che cazzo? Perché non mi piacciono i castri? Non mi piacciono perché è più divertente fare questo, ma... Cioè, non ho nulla contro i castri! Sono chiaramente un piccolo cheat code. Ok. Nessun droppino? Scusate, non so mai online se sono domande del tipo perché odi Goku o se sono domande serie, scusate, colpa mia. Sorry. Come supera la capacità, no? Come supera la capacità, Vez? Non puoi superare la capacità. Devo assolutamente togliermi della roba, perché se devo mandare dietro delle erbe non ha senso. Ma zio! Guarda, hai rotto... Ma maledetto! A farti benedire. Porca miseria! Che due palle, anche ste cazzo di pietre. No. Non era un cazzo di niente di interessante. Bene. Vabbè, l'otto del soldato. No, ho fatto pulizia qua perché poi arrivavano. Adesso devo sprecare un'erba. Io... Non so che cosa dire. Imo. Oddio! Merda, gli attacca. È il miracolo quando c'è la quantità giusta, tipo adesso. Mica ti fulla il miracolo. Allora. Ma... Piddi! Mi è sembrato di sentire i suoni venire da qua. Falso. E tendenzioso, dai. No, stro, ma quanto vi hanno fatto forti a voi stronzi. Oddio. Ci provo, mi sono rotto i coglioni, mi sono veramente fracassato il cazzo, scusate. Vaffanculo. Non credo di aver avuto un'idea particolarmente brillante, cosa ne dite? Delle erbe gialle. Solo gli occhi rossi. Solo gli occhi rossi droppano le erbe gialle. Perché non sono all'Atria in questo momento? Dove cazzo? Dove PD? No, vabbè, Vez, ma veramente incredibile. Ragazzi, facciamo un combattimento con Ostrava. Ma cazzo, non droppano niente sti stronzi.
Ma come si fa a skippare tutto, Saturniox? Come faccio a skippare tutto? Sono velocissimi quei rossi. Come faccio a skipparli? Se sapete come skippare, ragazzi, ma è proprio, cioè, non abbiate timori, non trattenetevi. Sì che ce l'ho l'anello. L'anello della provvidenza. Beh, è pur lui. Non succede un cazzo. Ma come si skippa? Ditemi come si skippa. Come ci arrivo al penetrator skippando tutto? Non ditemi andando dritto di qua, però. No, raga, con i tre lancieri che ti inseguono. Cioè, voi andate di corsa con i tre lancieri che vi inseguono? Ma veramente? Ma ragazzi, siete bravi, io non... Merda. Allora perché no? Bene. Sono contento di aver iniziato bene. Vabbè ragazzi, però è un cazzo di delirio, scusatemi. Ma è la rasciata più delirante della storia, ma di tutti i tempi! Ma non si è mai visto una rasciata così, ragazzi! Ma voi siete fuori! Ma no, ma voi siete pazzi! Ma dai, ma se, me l'avete venduta come lo faccio sempre, ma dai, è una cosa praticamente impossibile. Ci vuole qualche try solo per fare la rushata, fai prima ad ammazzarli. E io, mio cugino, lo finisce giocando con le mani legate dietro la schiena, non volevo dirlo. Ovviamente facendo il caster. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Adesso... Che cosa non era in mezzo? Cosa non era in mezzo? Visto che occupavano l'intera scalinata, cosa non era buttarsi in mezzo? Cioè, probabilmente è più difficile... Non sto scherzando. Probabilmente è più difficile... È più difficile fare la rushata del penetrator. Cioè, sono convinto che mi ci vorrebbero più tentativi a fare la rushata che a buttare giù il penetrator. Il fatto che le due cose siano una dopo l'altra mi fa veramente venire voglia di mandare una lettera ai Detache degli Vez. Ma cosa cazzo ti è passato per la mano? Mi spieghi? Mi devi delle spiegazioni, ragazzi. Faccio un droppino. Oh, questo me lo dovrebbero dare ogni volta. Io pensavo me lo dessero ogni volta, tra l'altro. Anche secondo me dall'abitacolo, perché non vedo il volante, è per quello che non riesco a skipparli. Ragazzi, io... Forse l'atria, forse la cosa... No, ma poi i lancieri... Non potete farli così forti! No! Ma PD, ma Cristo, Rollo, ma vaffanculo! E questi sono i lancieri senza scudo. Sono i lancieri senza scudo. No. No, ragazzi. Questi sono i lancieri senza scudo. No. Ma cosa corro adesso? Ragazzi? È una follia correre adesso. No, merdaccia di una merdaccia. No, merdaccia. Fantocci. Grazie, Idrossido. Momento difficile, grazie dei 9 mesi. Che cazzo vuoi? Prova attacco a distanza. Vecchio, prima che buttino giù tutto. Per poi la freccia a te ti passa attraverso, ma sei fortunato, il fuoco amico non ti fa niente a te.
Vats, please. Freccia, porco. Freccia. La miseria. La miseria. Adesso si ride. Uno ha iniziato a muovere un braccino. No, 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 no. Ma siete seri? Porca miseria. State lì! Sei bravo e bello! Non ho colpito te, non incazzarti per piacere, era ovvio che non stavo mirando a te. Mua! 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 Bello, sei bello, Bjorn della zanna di sta ceppa. Bravi. Altro demone a terra. Bello, bello, bello sei. Bello sei. Bravissimo, Madonna, sei il migliore. Sei il migliore. D'altronde come potrebbe un demone resistere a un vero cavaliere? Temo che la tua sia una figura drammatica, ma non importa. Mi sembri un po'. Seguite ora. Io devo riposare. Sarà la vecchiaia. Oh, se schiattavi eri ancora più bravo e mi davi la tua armatura, che tanto non userò mai, ma. È vero che lui dorme. Dormiva anche nella prigione, ma stava nella prigione lì, eh? Cioè, non è che. L'ho fatto off screen, off live, ma non apposta. Non pensavo di trovare nessuno. C'era una porta, non l'avevo vista. Yes. Perché c'è l'immagine di un drago? Probabilmente una viverna. Trentottomila anime, devo assolutamente ritornare alla maison. Ottimo. Però non sono convinto. Non sono convinto. Adesso vado avanti, però ora facciamo il pimp, col cazzo che mollo 38.000 anime. Ah, poi devo anche morire. State cercando il potere dell'anima. Ma anche se in realtà lì volevo perdere, ma non importa. Chiave della vita. Anima perduta dal suo involucro partita. Siamo a un passo. Avete finito. A un passo, baby. Ok. Toccati, anima della mente. E eravamo a un passo, 22.000, scusa. Attenderò il vostro ritorno. Attendi. Uccisore di demoni. Sono qui. Miseriaccia, va bene così. Ok. Allora, beh, sentite, a questo punto ci teniamo la tendenza bella. Però non è finito, non sono quattro aree. Palesemente non sono quattro aree. Ma il trapassatore era palesemente uno che difendeva qualcosa, quindi non è assolutamente finito. Quindi adesso andiamo a schiattare. Ci penseremo poi più avanti al discorso, probabilmente non ci penserò mai al discorso della tendenza super figa. Diamo un'occhiata all'inventario.
Demone d'argento. Demone trapassatore, irradia un potere enorme. Va bene. Figa sta cosa che ti aiuta, però. Ti pare che debba essere Arg? Chi ce l'ha messo qua? No. Signore. Signore. No. No, in nomine. No. PD. Grazie. I kunai devo dire che li uso molto. Ah, ma so, ma qui ho un sacco di roba che non... Non mi interessa. Ma sta spada spezzata ha una storia? No. Spada cavaliere contundente più 3. 111 più 75, 144 più 50. Siamo lì, però l'altra va più veloce, quindi comunque meglio l'altra. Facciamo un salto. Certo che pesa sta cosa in un gioco dover fare sta cosa così, come se niente fosse. Ma vabbè, che stavo per morire. Andare a 1-1? Wow, sarebbe una figata. Su mille anime mi viene quasi voglia di lasciarle lì, ma è invece giusto andarle a recuperare. Ma è solo talmente una monnezza le altre aree che abbiamo fatto il trapanatoio, io non ci posso credere, vabbè. Non è molto scura, non è molto scura. Tra l'altro, scusatemi una cosa, ma non dovrebbe essere bianca la tendenza di Boletaria? Voglio dire, non abbiamo appena ucciso il penetratore? Funziona in modo differente. Sì. Ero morto umano, no? Ci eravamo suicidati prima. Vabbè, a questo punto vado avanti da qui e frega. Sto rimandando l'inevitabile. Là ci sono comunque dei nemici. Interessante sta cosa. Agguati? Oggetti? Niente. Avete veramente del coraggio, ragazzi. Ancora insistete voi. E basta. Già visto dei tizi molto inquietanti. Quasi morto di arcieri. Tre tizi prima di un portone. Se sono tizi che non tornano, il nostro mondo ideale è farne uno alla volta. E magari... Scusate, ma... Il detacca ti fa venire voglia di fare le peggio maialate.
Sarebbe stato bello. Mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato bello. Venite mo. Vediamo se magari uno molla. Oh, che cazzo sto facendo, PD? Dai, solo io e te. E ben, mi sa che mi segui tu. Dai, non detriggerarti, che cazzo fai? No! Basta quella cazzo di spinta, Dio! Porca miseria! Ma basta! Oh. Dio mio, quella mossa di merda. Spada perforante, vai a zappare. Raga, scrivere tutti zitti in chat è come dire respawnano. Cioè, tra dirlo e non dirlo è... Cioè, boh. Quindi respawnano ogni volta. Uno sbandierito del trapassatore, uno degli eroi di Boletaria. Come suggerito a nome, i suoi affondi sono particolarmente potenti. Ma lui era il trapassatore? Ma il trapassatore, il gioco ce lo proponeva come il boss precedente. Questa è una cosa... È una cosa contraddittoria. È strano, no? Voglio dire, noi non abbiamo appena affrontato il trapassatore prima? Il boss era un demone, giusto, come sempre. D'altra parte non ci avrebbe dato l'anima di un demone, altrimenti. Però non era tipo il trapassatore che ha posseduto il trapassatore. Cioè, capite cosa voglio dire? Sarà più dura questa volta. Questa volta dobbiamo fare i furbi. Adesso che ho triggerato l'arciera non ne usciremo mai. Mi serve un punto in cui... Oh, PD. Allora. Beh. Oh, signore. No, vabbè, vezzo. Sto sbagliando di grosso, scusate. Che scudo. Che scudo grande che hai. Sembra che cadi nella mia trappola, che poi magari sarà la tua trappola, non è da escludere. Però ce l'ho anch'io quello scudo, quindi questo... Ho capito. Questo è il gigantone. Questo è il gigantone. No, ma tra l'altro assomiglia... Scusa. Sai, un po' il gigantone e un po' un'altra cosa. Assomiglia al mio amico che mi ha appena aiutato. Vabbè. Dai, fai la tua mossa con lo scudo, su. Mazza. Ottimo. Questo quando mai lo colpirò? Ma io quando mai ti colpisco? Scusa, ma io quando cazzo mai ti colpisco? Là, c'è qualcosa di strano. Quando mai? Oh, Vez, ma io dico... Via. Erba. Perry sulla lancia. Bene. Andato bene.
E zio, quanto forte! No, ma che cazzo fai? River di merda. Non vedo un porco troio. Che cazzo faccio io? Vaffanculo. No, dovevo infierire, porcaccia la miseria. No. Sei grosso. Guarda, zio, sei enorme, Cristo. Porca loca, doveva essere il terzo colpo là a fondo. No, adesso no. No, neanche. No, non ci arriva là a fondo. Vai. No, come arma danneggiata, Dio. Oh, ma le sfighe del caster poi me le raccontate, eh? Ci avrà delle sfighe anche il caster. La terra, devo tornare alla maison. Scudo a torre, doppio. Porca loca. Scopa troppo. Userò la tua maleducazione. Sei fortunato che sia. 9000 anime. Torna vivo. Non farlo più di rompere la spada. Direi proprio così. Comunque una marea di anime in realtà ci sono state date, quindi quanto mi manca? Pochissimo, molto bene. Questi sono tutti i livelli che piovono. Usiamone una. Sì, direi. Sì. Anche più che abbondante. E ti dico che quasi quasi mi do un pochino di resistenza, dai, dopo tutte ste bazze qui. Fatto 30, facciamo 31, letteralmente. Avete finito? Ok. In teoria ci sono gli arcerini e poi l'arcerona. In teoria. Non dico che ci siamo, non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Però. Esatto, è rimasta lei. Adesso che si fanno una marea di danni. Ok, anche quella può essere un'arena. La scelta. No, that's... No. No, davvero. Ne vai a fanculo! Avete visto la spintina che gli ho fatto? Le ho fatto malissimo. No! Ah, una... È bravissima nel rilascio, eh? Io mi devo curare. Oh, PD! Porco. Grazie. Grazie di avermi graziato facendo ciò.
Ti è andata proprio di lusso, cara. Ne hai di risorse? Però muori. E questo ci fa piacere. Sì. Vai. Arco bianco. Che anche questo è doppione, Doppione e bivio. Doppione e bivio. Allora, siamo messi malissimo come erbe. Boh, vediamo cosa c'è di qua. C'è una scritta rossa. Magari è una via chiusa. È solo un oggetto. Morto. Personaggio rilevante? Probabilmente sì. Lei, onestamente, non so immaginare chi possa essere. Non abbiamo incontrato delle arciere donne, no? Mi sembra. O sì? La guardiana del fuoco? La tipa... No, la tipa l'abbiamo uccisa, veramente, era vera. Ah beh, i personaggi dell'intro. Sì, ok. Sì, non mi ricordo il nome, ma sarà stata una delle tizie dell'intro. Quindi stiamo ammazzando gli eroi dell'eroismo totale. Siamo veramente a corto di qualunque cosa. Non oso immaginare che cosa... Manca la falange. In teoria, Dario. Se va a incontrare Tower Knight, il Penetrator. Boh, stiamo a vedere, sentite. Mancava anche lui. Vabbè, spada. Adesso non lo voglio sottovalutare, però... Quelli con la lancia... mi fanno paura. Veramente tanto. Beh, anche tu, però, a dire il vero. Ho sbagliato, porcaccia! La miseria. Cazzo. Erba piena, grazie. Ah boh, insomma, i tizi dell'intro, chi cazzo se li ricorda, ragazzi? Mi pare che uno se li possa ricordare a memoria. In blind. Evita chi è epico. Sono delle sedie, Le sedie sono importanti. No. Ma oh, che urlo per una cadutina. Uff, ma che cazzo sta succedendo? Ma chi c'è qui? C'era qualcosa di strano, non c'era solo lui. Va bene. Tu in teoria sei addirittura spada senza scudo. No, c'è anche uno stronzo. E chi l'aveva visto? No, ragazzi, io... boh. Sono un po' incerto, Questa è una cosa da fare ogni volta? No, non è reale. Non è reale. Questa è una cosa da fare ogni volta. Questi come si schippano? Pregando la Madonna, probabilmente. Ma io dico che stiamo scherzando. Almeno ti do... No, la cosa delle erbe è sicuramente figa, non c'è dubbio. È un refill molto molto importante, sì. La si può anche vedere come una zona di farming, assolutamente sì. Interessante.
Altri gambali non avevo mai trovato. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello se ci fosse stata una shortcut. Sarebbe stato bello. Sarebbe stata proprio una figata. Che palle. Ok. No, cutscene, addirittura cutscene. What? La viverna blu. Oddio, le abbiamo rubato tutto. Oh no, oh no. Oh no, oh. E lui è rimasto in piedi. Porca trota. Ma come è pensabile? E dopo ce n'è un altro. E ho 20.000 anime. Sto sicuramente per schiattare con 20.000. Vabbè, 20.000 anime sono tante, ma posso anche accettarlo. Trigger è lì. Ho sbagliato. Stupidamente ho pensato che non, cioè, avesse solo quel rettangolo lì dove sparava e non mi avrebbe seguito con il fuoco. Sì, dovevo andare dritto, chiaro. E ora, ragazzi, quanto si ride. E ora quanto si ride? Quanto si ride, ragazzi, adesso? Io non ci credo a quello che sta per succedere. Io sono completamente incredulo, ragazzi. Ma infinite proprio, se ne dà a iosa di pietra. Vaffanculo. Sono contento. È andata bene. Ma sono contento perché è andata bene. Sono contento perché è andata bene.
Sono contento perché è andata bene. È stata proprio. Era così che volevo farla. Vaffanculo! No! Volevo farlo io lo spam! Stronzo! Vabbè, sono morto, vai a zappare. Latria. 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 Non ha senso, non ha senso essere qua. Non ha senso essere qua adesso. C'è un limite alle botte che possiamo prendere e rimanere sani di mente. Allora, questa qui l'abbiamo... Vezza, abbiamo fatto una bella baza. Intendete sfidare il re? A quanto pare sì. Sarete pure un gran cacciatore di demoni, ma temo non siate pronto. Il re è difeso dalle anime nere di grandi cavalieri e da un drago sputafuoco. Hanno sconfitto perfino me. Per questo ero finito in cella. Riconoscete i vostri limiti. Beh, hai delle erbe. Riconoscete i vostri limiti. Ostrava è sparito. È ardua, la faccenda è ardua. Gli eroi li abbiamo fatti fuori. Oh, santo Mbasa. Oh, di nuovo avete altri... Il vecchio Frey che la vestale? Sì, non posso cercare. È sempre in cambio. E sì. Non ho niente. Quanto è danneggiata? Non sei interessato, ho già capito che non... Oh, questo ti deve sempre dire male, eh? Bentornato, non temete, tengo tu. Ormai abbiamo battezzato. Qua per sport tengo anche quella, ma sbaglio. Arco bianco molto importante. Lungo legno nodoso. Questa è la descrizione. Sì, mi riservavo di essere stealth. Avete un cuore d'oro. Direi, ragazzuoli, che ci fermiamo qui, perché la prossima cosa da fare è fare la terza parte di Latria, ipotizzando che sia più accessibile delle altre, che ci dia la forza di andare dal tizio cieco, e solo quando avremo finito l'Atria, avremo finito a... torneremo lì, che mi sembra l'area più difficile di tutte. Mi sembra nettamente l'area più difficile di tutte. Spero sia l'area più difficile, almeno come singola forza dei nemici, poi magari a livello di design c'è di peggio, mi sembra incredibile immaginarlo, ma magari c'è di peggio. Comunque va bene così ragazzuoli. È stata una serata di mazzate, però abbiamo fatto progressi importanti. Questa è la cosa che conta. Vi ringrazio molto per avermi fatto compagnia stasera. Sono le 23:48. Ci vediamo sicuramente domani, non so se al pomeriggio, alla mattina o alla sera, sicuramente ve lo annuncio su Telegram, e non so con cosa, non lo devo dire, non credo con Demons comunque, con qualcosa di più allegro. Stiamo a vedere. E grazie mille, vi metto anche la sigla finale che ci sta, è a tema più o meno. A domani ragazzi. Non sono un amante dello steampunk, non sono un amante di Lovecraft, non sono un amante del gotico, non sono un amante di Bloodborne. Oh no. Quanto blu, tanto blu. Oh, vai a zappare. Vai a zappare. Non dovevi venire. Ci penso io adesso. Yes. Sono morto. Spamma Simon. Dove cazzo? Ma dove cazzo
qualcuno che ti chiama col numero privato, ma tu sai chi è l'unico che lo fa. Pronto? Pronto, in attacca, sì. Oh no. Ma stiamo scattando. Alzati, coglione! Prima cura, ma no! Ma dove cazzo vai? È meraviglioso, che gioco, proprio non ci stiamo. Che gioco, è proprio un maestro, senza parole. No! Porco! Io. No, ma stiamo scattando.